Ciao Romina, Ciao! innanzitutto siamo qui, ecco il tuo album finalmente fisico. Abbiamo salvo! Habemus album. Senti, la prima domanda te la faccio. Questo è il primo album fisico che tu produci, però io ti seguo da tantissimo. So che sei sulla scena musicale da tanto, che hai anche il tuo nutrito gruppo di followers. Mi racconti come Carini! mai? Infatti, si sostengono tantissimo. Mamma mia, io sono sconvolta! Mi racconti come mai un album fisico è uscito solo ora? Cioè, sarà un'esigenza tua che sentivi una serie di intoppi anche, non No, una lo serie, posso dirlo, di sfighe, tutta so. Lo una puoi cosa dire. che neanche veramente fantozzi. Nel senso che la faccio spesso questo esempio, no? È come chi trova parcheggio subito e chi ci mette una vita. Praticamente è successo questo, che ho provato per 4 volte, non queste canzoni perché poi nel tempo cambiavano, chiaramente perché non ti sentivi più rappresentata da certe cose. Per 4 volte ci sono andata vicina così, a far uscire un disco. E non è mai andata perché una volta venivo parcheggiata perché cambiava presidente di una casa discografica, o un'altra volta magari i produttori avevano cose più importanti da fare, no? Quindi io rimanevo sempre là, dicevo, Madonna, questo disco non uscirà mai, questo matrimonio non sa da fare mai, capito? Poi ho incontrato la Freaky Chic, cioè era il mio manager, era il manager anche di Manuel Castro. E hanno deciso di aiutarmi con The Road to Tomorrow, ci siamo messi in studio a lavorare come dei pazzi e sono nate queste canzoni. Alcune canzoni hanno addirittura 8 anni. Infatti. Playboy, per esempio, è nata 2 mesi fa. È reso conto di una vita passata con l'obiettivo preciso di voler comunicare dei messaggi diretti in maniera originale. Almeno questa era l'intenzione. Non mi sono mai sentita omologabile, non so come dire, mi sono sempre sentita sopra le righe. Ho avuto un tipo di vita, mio malgrado, no? Che mi ha portato sempre a sentirmi o fuori posto o strana, però sono quelle stranezze che poi invece ti fanno fare di necessità virtù. Sono nata economicamente, che stavo benissimo, i miei si sono separati e non ho avuto più, cioè abbiamo avuto molte difficoltà con mia mamma, le mie sorelle economiche. Mi sono ritrovata da una casa molto grande a stare nelle case popolari. Cioè, voglio dire, questi cambiamenti mi hanno portato veramente a vivere tantissime cose di me. E quello che all'inizio mi sembrava un grandissimo difetto, cioè mi sentivo molto a disagio, proprio perché un bambino che vive tanti cambiamenti, non è come uno che si trasferisce sempre, non trova mai la sua collocazione. Ho cominciato a frequentare cattive compagnie e mi ha salvato una transgender che viveva vicino casa mia. Cioè, insomma, una vita che sembra anche abbastanza particolare, no? In realtà è stato quello che mi ha salvato poi dopo, perché quasi adesso se mi dicono che sono strana mi piace tanto, mi fa sentire bene con me stessa. Sì, sono strana, quasi lo rivendico. E quindi queste canzoni sono state scritte come se fosse un salasso. Le ho scritte come ogni pezzo, primo album che siamo uscito di qualsiasi artista internazionale o non, sono quei brani che si scrivono di pancia e che vengono scritti per la mamma, per la nonna. Cioè, non ho mai pensato ad un pubblico quando ho scritto molti pezzi, che sono quasi tutti, perché in realtà non c'era un pubblico, c'era la mia casa, c'ero io, c'era il mio desiderio. I desideri si pagano tutti, nel bene e nel male. Io adesso mi sento, se mi avessero dato un lingottino, non è la stessa soddisfazione. Questo per me vale più di qualsiasi altra cosa. So che sembra puerile, ma insomma, è così. Senti, hai detto tu stessa che alcune canzoni hanno 8 anni, poi ho letto, tu cioè, hai dato anche la descrizione nel comunicato, quanti giorni in che stato d'animo le hai Sì. scritte. Come hai scelto appunto le canzoni, visto che hai dovuto, penso, pescare Sì, erano tanti. da un bel repertorio e se ti senti rappresentata da questo album alla fine? Sì, alla fine mi sento molto rappresentata da questo album, anzi mi fa molto ridere, delle parti di me le trovo anche molto stupidine, sono molto cattiva con me stessa, perché se no certi sogni si fanno attraverso un filo d'odio.
Sicuramente tante altre mi hanno, tante canzoni mi hanno veramente fatto risparmiare 2 anni di analisi. Sì e no, tipo stupida pazza, io è vero che fuggo da tutto, che distruggo tutto nelle relazioni, no? Un conto è che dentro di te lo sai, no? È latente, ok? Quando scrivi una canzone con leggerezza e poi dici oddio ma che ho scritto, no? A me è capitato così, per esempio, e quindi è stato un modo anche per rendermi conto di come sono. Consiglio a chiunque di scrivere di getto delle cose, perché veramente si notano delle cose che non uscirebbero mai altrimenti. E mi sento molto rappresentata, mi piace molto aver... Io mi sono fatto un mazzo così, dico la verità. Però sono anche molto fiera di essermi fatto un mazzo così. Perché ad oggi magari non sarebbe così, non sarei rappresentata, magari fosse uscito qualche anno fa, avrei provato ad abbellirmi come uno che fa un primo appuntamento. Invece magari la verità è la cosa migliore in questi casi, soprattutto quando vogliono cantare tutti, c'è internet, non c'è, c'è la pirateria, no? Almeno così sono io. E ci ho messo una cifra ad essere io. Cioè, mi è costato una cifra, però bello, bellissimo. Poi la verità è che ognuno di noi dentro si vede, sì, si può dare un tono, ma non sai mai cosa arriva di te là fuori, no? Allora pure X Factor mi dicevano, no, perché tu vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto, perché non ti senti sicura di te? Poi vabbè, io X Factor ero come se fossi una nave scuola rispetto, no, nel senso rispetto... Sì, sì. A tanti altri che comunque era la prima volta e facevano un'esperienza. Io dal canto mio dicevo, ma io neanche se vinco 3 Grammy, per come sono fatta io caratterialmente, riuscirei a tirarmela o a sentirmi sicuro o ostentare sicurezza. Perché poi dipende da come vieni su. Cioè a me piace tanto giocare a far la diva, no? Cioè, un po' così. Però in realtà dentro di me si nasconde un boscaiolo, sta cosa, ma mi piace questa dualità, mi piace sembrare quasi snob, no? Capello platino così, e poi in realtà far vedere che parlo romano perché se mi sento a mio agio mi viene fuori il romano. Mi piace non boicottare la cattiveria, cioè mi piace, perché noi tutti siamo fatti di momenti buoni, non siamo tutti uguali con le stesse persone. Io in questo disco qua ho voluto celebrare l'attimo per quello che era, di tantissime situazioni, non volevo trarre morali, non volevo insegnare niente a nessuno, anche perché ci mancherebbe, nel senso, ne ho fatti tanti di disastri, è proprio stupida pazza, no? Nel senso mi considero anche abbastanza un disastro su tante cose, però mi piaceva l'idea di fermare un momento, come una polaroid che si fa, fermare un momento e descriverlo per quello che era, è come chiedere umiltà ad un arrabbiato che sta facendo una scenata, non si può, come chiedere solo l'amore ad una persona che sta da una vita raggiungendo un sogno, no, uno che si fa un mazzo così c'ha anche un filo d'odio, perché c'ha anche un po' di disprezzo verso se stesso, perché ha scelto di fare quel determinato percorso, verso chi è intorno che magari non lo aiuta o non lo capisce. Ho perso delle persone a livello proprio di relazioni, perché fino a che avevano la cantante gli andava bene, tipo Trofeo, e poi in realtà me volevano in cucina, cioè nel loro e diciamo no però tantissimi che dicono ah sì canti, che brava, che bello, sei la mia donna, figata. Quando io dici guarda amore devo stare 8 ore in studio, ma no, capito? E quindi mi sono scelto un lavoro un po' difficile, ma mi piace da impazzire, lo rifare altre 1000 volte, con tutti i sacrifici del caso. Anzi, sono grata, benedico tutte le porte in faccia che ho avuto, perché ad oggi non apprezzerei le cose come le apprezzo adesso, non avrei accanto delle persone, cioè dei fan che mi raccontano i loro problemi. Io mi sento onorata, sinceramente. Quando fanno un compleanno a volte mando loro delle note vocali davanti, auguri, tutta una matta. Però mi piace viverlo così, si cresce insieme, secondo me. Sì, sì.
Senti, faccio un'analisi delle tue brani, dimmi se corrisponde un po' a come ti senti tu, perché io vedo un doppio lato in te, sei molto nostalgica, intimista in alcuni pezzi e poi anche nello stesso pezzo sei capace di passare all'autoironia e cambiare anche sonorità, sì. Cioè quella che inizia come una ballad, dopo viene il pezzo dance, la sonorità dance che gli dà tutto un nuovo vigore, è un equilibrio che funziona, quindi te lo dico come complimento, perché non era facile far combaciare queste due anime. Siamo un po' impazziti, infatti. E voglio sapere se era quello che ricercavi, se io non ho capito niente, me lo puoi dire, se me lo spieghi tu. No, ma scherzi. No, invece era proprio quello che volevamo, cioè noi non volevamo dare per scontato niente, non volevamo copiare nessuno, non volevamo omologarci, perché tutto è nato che al produttore ho detto io voglio cercare di essere me stessa, anche se sono strana, però ho deciso di non censurarmi troppo, no? Certo, ma non mi sono risparmiata neanche nelle parolacce quando era ora di dirle. Trovo che sia giusto così, perché ormai si dicono, no? C'è nei social, se ne leggono di ogni colore. E abbiamo voluto anche nei suoni cercare di fare una cosa diversa. E tante sono nate sperimentali e abbiamo voluto mantenere la loro natura. E non mi piacciono gli album monotematici. Quindi è molto colorato, ogni canzone è un piccolo mondo a sé, l'unico comune denominatore appunto è la musica elettronica, che può voler dire tutte come il rock, no? Sì. Vuol dire tutte, non vuol dire niente, però è stato molto bello giocare con i synth perché ho imparato tante cose, i ragazzi sono stati meravigliosi, perché meno male che ci sono ancora dei professionisti che vogliono aiutare gli emergenti, perché altrimenti sarebbe un mondo proprio di merda, fatelo dire. Lo puoi dire. Ci sono molte cose che mi fanno sentire più nuda di altre. Però ho detto, sai che c'è? Tipo c'è un pezzo. Forse non conviene che lo dica, però è per fare l'esempio. Sì. Si chiama Il Segreto. Non avrei mai voluto scrivere un pezzo come Il Segreto, perché parla proprio di una cosa che non c'è più. È una persona che non c'è più, del fatto che ogni giorno proprio la senti ancora di più. È vero, il tempo guarisce, ma fino a un certo punto per certe cose, no? Quando ho scritto questo pezzo qua, l'ho tenuto nel cassetto tanto tempo. Non volevo. Era come se mostrare un reggiseno così. Ciao ragazzi! Cioè, era una roba troppo intima. E tuttora ho paura, se farò dei live, di arrivare a quella canzone lì, perché quella canzone lì proprio letteralmente mi devasta. E poi però mi sono detta, ma perché no? Ma sai quanta gente si ritrova a sopravvivere a delle esperienze brutte? Perché? Cioè alla fine, come il mio prossimo amore, credevo, io all'inizio pensavo, penseranno che sono matta, perché dico il prossimo le paga per, tu non puoi capire quanti messaggi, guarda che lo penso anch'io. Sì. Per me è stata una gioia infinita. Sì. Quindi perché no anche questo? Poi sono molto drammatica, molto scema, molto frufru, molto allegra, molto insomma. Beh, ma è l'insieme di queste cose che secondo me fa uscire un quadro preciso e originale, musicalmente parlando, artisticamente parlando. No, sono molto felice perché l'intento era quello. Poi voglio dire, per essere un primo disco, 20 canzoni. Infatti. Ma c'è sta pure il servizio fotografico, che sono molto, ho giocato molto, dico, ma chi vuoi essere? Faccio un Jessica Rabbit, molto umile io, no? Ma mi fate essere Jessica Rabbit, per favore? Ma no, vabbè, ok, no? Bravissimo, guarda, Ilario Botti e Bruno Agostino Scantamburro vanno lì a studiare le cose, mi hanno fatto questo booklet, insomma, come si chiama, no? Sì. E poi hanno detto, ma perché proprio la mannaia, no? Sì. Di tante cose, ho fatto, perché la vita è dura, ecco. La vita è dura, e poi mi piaceva l'idea di dedicarlo a tutti i commessi, dico, chissà, finalmente tutta la vita che sogniamo di stare su uno scaffale, di che almeno faccio una copertina diversa e i commessi si divertiranno a piazzarmi qua là con i cinocchioni. Esatto, anche noi. Io ho adorato questa cosa quando l'abbiamo detto, no, mannaia. E poi c'è tipo questa, che sembra molto, cioè, onirica, no? E l'abbiamo fatta fuori un convento di suore, cioè senza volerlo, poi ci siamo accorti dopo che era un convento di suore, era d'agosto, ancora non era molto popolare, però per dire. Cioè la cosa bella che mi piace è che poi ho avuto dei collaboratori che sono stati molto, cioè sono diventati parte della famiglia e ogni cosa ha un suo racconto e questa cosa me lo fa amare ancora di più, perché non l'ho mai vissuta come un lavoro, io lo vivo come un dono enorme.
concordo. Senti, mi parli della tua collaborazione con Immanuel Casto. Io vi adoro entrambi, te lo devo dire. Io è il mio adoro, il mio brozzo di Riace, lui è il mio Albano, è il mio nord, è il mio sud. No, ma non dico così perché lo amo veramente tantissimo. Abbiamo cominciato per gioco perché avevamo Jacopo Levantaci, che è il nostro manager in comune, e aveva proposto questo featuring perché lui a Crescia aveva bisogno di un altro cantante. Due mondi che apparentemente erano completamente diversi, proprio avulsi. Dopo un po' che è uscito il video abbiamo notato che in pochissimi giorni abbiamo fatto tantissime visualizzazioni, quindi il connubio funzionava. Al che siamo diventati amici nel tempo, perché a forza di frequentarci qualche show insieme così, e abbiamo notato poi che comunque, anche se il modo di scrivere è completamente diverso, cioè scriviamo cose diverse, l'intenzione di non essere impomatati, di non essere per forza messi sotto una particolare categoria o di non essere etichettati è comune, nel senso volevamo essere sopra le righe, volevamo essere noi stessi e non soccombere a nessuna regola discografica, che tra l'altro a nostro parere ha pure poco valore ad oggi, nel senso che le regole sono tutte davvero da riscrivere, c'è internet che ha preso un sopravvento, ma tutto in generale, non c'è più una regola. Abbiamo detto, ma perché negli anni 80 si potevano permettere di dire qualsiasi cosa? E quest'anno, per esempio, cioè questi anni noi non possiamo, cioè dobbiamo sempre cercare di elogiare sempre una forma d'amore, una forma di dignità. Ma quale dignità? A me, se uno mi tradisce, non lo so, ma mi viene da fargli veramente del male. No, ma anche solo a parole, capito? Sì, sì. Anche di essere... Poi è solo un'intenzione, ma ci sta, no? Nella natura umana. Ma no, perché non dirlo nel caso, no? E allora questa sincerità che ci siamo promessi sta andando avanti, più passa il tempo. Poi in realtà siamo coetanei praticamente, ma lui ha fatto più di un CD e quindi ha molta esperienza. Poi insomma si è fatto una gavetta anche abbastanza tosta. Io ho fatto molta gavetta, ma questo è il mio primo CD a tutti gli effetti, quindi ogni tanto lo uso come, proprio come guida. Mi ha ispirato tanto, mi aiuta tanto e mi vuole molto bene. Senti, parliamo un po' pure, hai detto stesso, tu hai fatto X Factor, tutte queste esperienze, non voglio dire che le rinneghi, ma ora che le vedi in prospettiva, le vedi giuste, sbagliate, necessarie, forse poi per quello che è stata Romina dopo? No, guarda, X Factor per la Romina da adesso non mi è servito granché. Lo rifarei, perché comunque come bagaglio, no, culturale, sì, come esperienza può essere importante. Però X Factor, parliamoci chiaro, è una fabbrica di brutti anatroccoli che devono diventare cigni, quindi se tu il giorno prima fai tutt'altro lavoro e poi ti ritrovi ad avere una bella voce e vai lì, quasi elogiano questa cosa qua. Se già hai fatto gavetta e poi passi per X Factor, sì, ok, ma una carriera non si può costruire in 3 mesi. Io mi chiedo se Rino Gaetano sarebbe stato uno apprezzato. Per carità, nel senso, io sono la prima che l'ha fatto, la prima che lo segue, però mi viene da dire ai giovani, non a chi lo segue, perché lo seguo anch'io, mi viene da dire ai giovani, non pensate che andare in un talent vi cambia la vita, perché quelli a cui è cambiata veramente la vita sono pochissimi, non si contano neanche sulle dita di una mano, nel senso. E bisogna più che altro lavorare sodo, perché ecco, vedi quanta gente ha fatto tantissima televisione per tantissimo tempo, sembrava Dio sceso in terra e poi dopo un po' che non si vedeva più è stato dimenticato. Lì non ti resta neanche la gloria, l'unica cosa che veramente ti aiuta in questo mestiere non è la speranza, non è la voglia, non è solo il sogno in sé, è proprio che ti devi fare un mazzo così, la verità, ve la devo dire. Ti devi fare il mazzo, devi accettare tutto, devi imparare anche a dei no, a ricevere dei no, imparare a fare il gentile pure con gente che sbatteresti al muro, che diceva no, per carità, la vita, un po' dappertutto è così. La musica ancora peggio, perché voglio dire, se vuoi cantare, canti a casa tua. Quindi c'è una serie di cose che non dicono mai, perché giustamente non è neanche carino dire, che però sono importanti. Bisogna sacrificarsi molto, per me è il sacrificio più bello del mondo, però, cioè, ha portato delle cose che mi hanno veramente riempito il cuore.
Invece ti faccio una domanda. Sanremo lo faresti ora come ora? Lo rifaresti? Sì, sì, lo rifarei. Il problema è che Carlo Conti non ci ha preso. Lo so, infatti. Ci ha detto pedalino, come si dice a Roma. No, nel senso... ci ha detto pedalino. No, allora succede questo, che questo pezzo è talmente bello che noi prima o poi vogliamo farlo uscire, ma non perché ormai l'abbiamo fatto, perché sai quanti provini abbiamo fatto per scrivere? È un pezzo che ti strappa il cuore. Certo, non vi aspettate veramente il Carnevale di Rio, nel senso che è un pezzo molto drammatico, molto forte. Secondo me è di una bellezza spaventosa, poi ce l'hanno detto tantissime altre persone che l'hanno sentito, addetti ai lavori, e... però è vero anche che non è facile magari per una persona che tende a vivere le cose in maniera tradizionale invitare uno come Emanuel Castro, che al di là non farebbe niente di quello che fa di solito con un pezzo del genere, però il pezzo era veramente, cioè parla della violenza sia fisica che psicologica che si può ricevere da una persona che si ama, quindi nelle mura domestiche, insomma dove vuoi, però è abbastanza tosto, quindi non lo so, non è stato facile, ci proveremo fino alla fine, perché veramente ne vale la pena. Io spero allora che ce la facciate. Carlo Conti, sei in ascolto, penso, esci. Carlo mio, fai qualcosa, basta. Vabbè. Io ti ringrazio, so che ti aspetta un in-store. Oh, c'ho un terrore degli in-store. Il 6 novembre stai anche a Roma con Castro, vero? Quindi andatela a sentire assolutamente, compratevi questo CD che è bellissimo. Grazie, grazie, vediamoci ogni minuto, veramente. Io grazie, grazie. Una volta pure l'ho scritto su Twitter in maniera molto elegante, ho dato il sangue. Ecco. No, però è vero, però è stata un'esperienza bellissima e spero veramente di non deludere quelli che già insomma mi vogliono bene, ma soprattutto spero di attraversare un po' i cuori delle persone che come me hanno vissuto un sacco di cambiamenti e che non si arrendono. Grazie mille. Grazie a te, a voi.